Scenari possibili, nuove rotte e strategie competitive condivise per l'incontro tra il presidente delle Marche e quello dell'Abruzzo. Due regioni contigue che vogliono dialogare per creare alleanze possibili e funzionali. E per far emergere il potenziale della regione adriatica tra le sfide che irrompono nel dibattito sulle riforme istituzionali in un'Europa che moltiplica le opportunità. Aree di crisi, regia unitaria sulle infrastrutture e accordo di confine sulla sanità, i temi nevralgici. Bella occasione per fare il punto su questioni di grande valore per i nostri territori. E l'obiettivo è quello di dare in tempi certi risposte su temi che parlano di infrastrutture, della realizzazione dell'area di crisi a confine fra le due regioni e insomma, di queste scelte che ci possono, attraverso un dialogo di alto livello, mettere in condizioni di realizzare tanti progetti che viviamo singolarmente come regioni, ma che vissute insieme possono dare un buon risultato. Pensiamo al tema della terza corsia autostradale piuttosto che del collegamento ferroviario e perché no quello delle ciclabili per un grande progetto adriatico di mobilità sostenibile. Lo possiamo fare perché condividiamo una visione che è possibile per progetti, per obiettivi, lavorare assieme e con questo poter dare alle nostre comunità tante chance di crescita, di sviluppo, di lavoro di cui c'è tanto bisogno. Allineare le idee e unire le forze tra regioni con la costa in comune per realizzare progetti concreti. Primo punto all'ordine del giorno di questa agenda che stiamo dettagliando, il potenziamento infrastrutturale per quanto riguarda il ferro, la gomma, penso alle strade statali, penso anche alle autostrade, ma penso anche ad autostrade dedicate per le biciclette. Questa è l'unica parte d'Italia che con velocità può far partire velocemente le autostrade delle biciclette, mettendo insieme la capacità di fare delle Marche, dell'Abruzzo e di qualche altra prossimità che ci sta. E perché qui possiamo essere i primi? Perché c'è anche da esibire ciò che si vede che è bello. Il mare a destra, le colline a sinistra, andando verso nord. E anche straordinarie tradizioni, identità locali, ricchezza religiosa. Tutto questo ci spinge a coltivare la dimensione della priorità, così come dobbiamo difendere il mare blu, sia dal ferro delle piattaforme petrolifere che da consistenze di inquinamento che noi dobbiamo mettere all'ordine del giorno. E ancora, dobbiamo fare in modo, per esempio, che ci siano anche le occasioni per firmare patti di collaborazione sul piano della sanità, gli accordi di confine, che mettano a disposizione del paziente cittadino titolare di dignità la capacità di offerta delle Marche e dell'Abruzzo e poi tutto quello che si è fatto sul piano anche dell'esperienza al servizio delle imprese. Allineiamo le migliori pratiche per la vita delle imprese. Lo stiamo portando avanti per quanto riguarda la zona di confine tra il Tronto e il Tordino, area di crisi con strumenti accelerati di semplificazione e di facilitazione. Alleanza siglata su progetti da trasformare presto in risultati e giocarla su tanti settori, insiste Ceriscioli. Quindi chiamiamo un'alleanza su progetti che io vedo francamente molto bene e che non vedo l'ora insomma, di trasformare in risultati proprio per poterla rafforzare e giocarla su tutti i settori, servizi, pensiamo al discorso della sanità, cioè tutto quello che può diventare progetto comune a favore delle nostre comunità. E aderisco con procedure e risorse.